Un mio cliente, appassionato di tecnologia e lontano dalle posizioni clericali, prima di scavare un pozzo in campagna, ha chiamato un noto rabdomante dell'entroterra che si è fatto pagare una cifra non indifferente per passeggiare tra i rovi tenendo in mano due bacchette di ferro arrugginito. Poi gli ha detto dove avrebbe di sicuro trovato l'acqua. E sì, questo nonostante dalla posizione di tante altre trivelle in tutti i terreni circostanti fosse piuttosto evidente la presenza di una falda decisamente estesa. Parliamone oggi, in questo nuovo episodio di Deep Dark Diary. Vivo in Sicilia, dove c'è chi apprezza una posizione distante dal culto religioso come la mia. Salvo poi essere costantemente in prima fila alle varie processioni dei santi, è piuttosto preoccupato di sapere che il vicino non ha intenzione di battezzare il bambino. Dove ho clienti o amici che hanno piena fiducia nella scienza che ha donato loro la tecnologia, ma credono comunque di vivere sulla terra piatta, fanno benedire la casa prima di Pasqua, hanno poca fiducia nei vaccini. Onestamente, non me la sento di criticare chi abbia fatto un percorso lungo la sua vita e stia semplicemente continuando su quella strada. Per esempio, chi è cresciuto in una famiglia dalla tradizione cattolica e semplicemente ci tiene a voler continuare questa tradizione. Personalmente non lo approvo, ma è una scelta che riguarda la mia coscienza, non ho nulla da dire su quella degli altri. Quello che però mi lascia da pensare è chi ritiene che determinati gesti, appannaggio di un medioevo oscurantista ed ignorante, siano da portare avanti come importante regola per il futuro. Voglio dire, statue di santi portate in processione davanti alla colata di lava. Peraltro è interessante notare come il messaggio cristiano di non fare idolatria sia spesso tralasciato. In generale, le superstizioni, che abbiano base religiosa o meno, spesso sono una pesante realtà dalla quale è difficile riuscire a separarsi. Talvolta, persino quelle che sembrano non avere neppure una base solida su cui fondarsi, risultano difficilissime da eradicare. Anno 2022, ventunesimo secolo, terzo millennio. Ci sono persone, oggi, che se un gatto nero attraversa loro la strada, si fermano, si fanno di lato e aspettano che passi qualcun altro prima di andare oltre. E, seppur vero che certe tradizioni possono essere una continuazione di un percorso antico, atavico e dal sapore ricercato, certi rituali nel terzo millennio non portano semplicemente a perdere la dignità, ma possono creare danni molto più importanti. Quando si spinge a dare a questi rituali l'importanza che comporta il dare fiducia, e peggio, talvolta anche denari, alloschi figuri, assegnando loro maggiore importanza che rispetto alla vita, alla dignità e alla libertà delle persone. Se credete che partendo dai rabdomanti e passando dai gatti neri intenda giungere a più importanti decisioni in merito a fine vita ed aborto, esatto, avete perfettamente ragione. Ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi. Nel terzo millennio certe tradizioni hanno ancora senso di esistere? O è giunto il momento di relegare i riti propiziatori a quell'attività di puro folklore e richiamo per turisti che si può ottenerne, privandoli di tutti i falsi valori di cui cercano di fregiarsi? Parliamone! Bene, io sono Grizzly e questo era Deep Dark Diary, il contenitore che ogni ultima domenica del mese ci porta a fare un viaggio lungo il lato oscuro del folklore, della cultura o della tecnologia. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!